sì. Punch match del 2021 per questo girone C di Serie C, pronti ad assistere i due allenatori. Federico Guidi schiera in campo il 4-3-3 con Avella insieme a Pupone Pacilli, titolare nell'attacco a 3 appunto dell'allenatore Guidi. Catania che invece è 19enne, nel momento del riscaldamento ha avuto un problema fisico e ha dovuto abbandonare. Ospitata dalla piattaforma Eleven Sports. Tutto pronto, si comincia, è partita Casertana Catania subito con il primo possesso da parte dei presenti. Sarau, Reginaldo, il capitano Silvestri va a mettere il pallone sul primo palo, la deviazione in questo caso da parte di, invece questa volta, Tonucci, ma Casertana che rimane in avanti. Pacilli con le finte prova ad andarsene dalla marcatura di Pioli, riesce una cross al centro dagli che riesce a trovare la prima marcatura del suo campionato. E quindi in questo dopo Caserta, il 29enne Gianluca Turchetta, che diceva la sua 10ª presenza totale in Serie C. Attenzione intanto al Catania con l'occasione da parte, preferisce andare al centro da Welbeck. Adesso Zanchi che prova a mettere il traversone all'indirizzo di Sarau, che appoggia poi lì dietro Piccolo con una staffilata da fuori l'area di rigore della Casertana, pareggia immediatamente i conti. 21esimo minuto di gioco, Casertana 1, Catania 1, la rete di Piccolo. Un bello gusto. In introduzione, ritornato alla disponibilità di mister Raffaele, aveva giocato le ultime 3 partite per il Catania, gioca questa 4ª consecutiva e si toglie anche per la prima volta lo sfizio del gol in questa Serie C 2020-2021. Marcatura allora dell'attaccante napoletano 32enne Antonio Piccolo, che riporta in parità il risultato. Casertana 1, Catania 1, si riparte. Pallone. Ovviamente solo Avella gli sta alle spalle. Adesso parte Santoro con il cross al centro dell'area di rigore, il pallone messo ancora alla disponibilità di Zillo, forse c'è un tocco di mano chiamato anche dai giocatori della dentro dell'area di rigore all'altezza del dischetto, in realtà andando più all'indietro. Azioni con l'arbitro, probabilmente dei contrasti accentuati che però ha preferito non fischiare. Pallone cercato adesso Tunghetta sulla sinistra, inserisce per il pallone alle spalle di difensore, ma piccola in 4. Siamo il capitano Carrillo, Cupone, adesso parte nel frattempo Pacilli sul primo palo, il pallone in qualche modo al centro dell'area, arriva la disponibilità del capitano Carrillo che segna la rete del 2-1 per la Casertana. In questo campionato alla 12ª presenza di questa Serie C con la maglia della Casertana, il capitano si fa sentire ancora una volta, porta per la 2ª volta in questo match in vantaggio i falchetti. Subito ad inizio ripresa allora si sblocca nuovamente il parziale al 48esimo minuto, adesso in corso si riparte con un nuovo calcio di inizio da parte del Catania, è 2-1 adesso, rete di Carrillo che adesso si fa vedere anche subito nel suo Santoro, adesso il pallone perde il grosso che ha provato dentro la conclusione, il pallone resta lì, ma c'è la punizione, mi era sembrata anche evidente nel primo da punto regolare da parte del secondo assistente. Ma quello devi visto, Vasco? Non offside, che calcio di punizione. Ma più vai. Si investe. Il grosso aspetta i compagni. Adesso vada il taglio. Zillo prova ad andarsene con i dribbling, Zillo ha uno spazio anche per calciare, c'è il pallone verticale per Cupone,
sotto e cerca e trova la quinta rete del suo campionato. Altro bello gol. Quello che era un vero e proprio focolaio di coronavirus, alla fine sta portando a casa un bellissimo risultato, questa è una delle prime in classifica, il Catania. Ripetiamo, partita da quinta in classifica con i due punti di penalizzazione. Parliamo fra un istante perché nel frattempo è pronto il doppio cambio. Al suo posto invece entra il numero 8, Rosaia, adesso grazie all'ottimo atteggiamento invece della squadra padrona di casa. Adesso Calafari per il Catania, proprio Rosaia, che hanno messo i primi padroni in gara e la palla al centro dell'attacco. Sarao prende la cross. L'esterno sinistro Turchetta guadagna subito dopo, adesso c'è l'occasione grazie al tocco di mano di quella che per Sarao, per accorciare in gara. Sarao contro Bella, riesce a parare al solito estremo difensore della Casertana, inneggiato dai suoi pochi tifosi qui al quinto. Davvero pesantissimo per via del coronavirus, solo due partite giocate su quattro dopo l'ultima vittoria di un mese fa contro il Bologna, come dicevo, Bisceglie e il Stato sono due trasferte da recuperare, ma riparte il contropiede di Catania, al mando chiudi mezzo stop sulla destra, cerca la pagliazione che scatta, adesso Manè ha marcato lui proprio con la giocata di Catania, adesso Manè con una grande giocata e con un 1-2 insieme mi è sembrato a Piccolo di Catanzaro, rete dell'1-1 in questo caso, rete del 3-2 in questa accorcia le distanze. Manè. Partita davvero spumeggiante, davvero divertente qui al Pinto di Caserta, nonostante le... Intanto parte adesso Piccolo con il sinistro direttamente, la sua traversione al centro, in qualche modo il pallone arriva da Sarau, con Conate riesce a pulire, Rosaia viene falciato all'interno dell'area regolarmente, però in questo caso si vuole, oltre il palo alla destra della porta del mondo. Perché era fallo? Protestano fortemente. No, per me non... tifosi qui del tutto per questo che con la diciamo, stavamo proprio al centro, proprio becco. La sua posizione era comunque molto vicina al contrasto, e avevi visto probabilmente l'area di rigore rosso è buono, è buono, adesso recuperato 1-4-1 con Coppente e mette il pallone fuori. Icardi alla fine non riesce a sfruttare il match, il calcio di punizione adesso è in favore della Casertana, cambierà altri secondi preziosi del grosso. Casertana batte qui in casa per 3-2 il Catania, che quindi non riesce a sfatare il tabù del Pinto. Infatti, 11 match totali, arriva anche la sconfitta numero 6 in casa della Casertana.